Ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. Non so male, dai, tiriamo avanti. Penso di aver risolto tutto con Fiat di aiuto, magari. Ah, a proposito, un cubo, guarda, ho proprio un colloquio importantissimo del lavoro e credo che dopo, a fine, se tratterà di pochi giorni, dopo sono a posto. Dai. Prima lavoro, no? Dopo vado in cerca di un bel appartamentino, anzi un monolocale. Tanto meno ho bisogno di tanto spazio solo da solo, ma però mi trovo di fronte a spiaggia, perché lì, come voglio, darsi balconi, mi sento questo odore di spiaggia, ti capisci così? Dopo a fine mi troverò una bea brava a posto, insomma te hai capito, sono quasi meglio risolto sto posto. Vedi, si sistema tutto alla fine, è fantastico. Sì, bene, no? E ti? Bene, mamma bene, soliti casini in casa, però dai, va avanti, la conosci bene la mamma. Va bene. Vabbè, su. Serviva qualcosa? Mi mancavi, volevo vederti Martino. Sai che mi ricordi Martino? La storia di Abebe Malalawi, una storia che ho letto su internet. E chi c'è? Abebe Malalawi. È stato 3 volte campione mondiale di birdwatching. Birdwatching? I suoi genitori erano birdwatchers professionisti. Ah, sì. E lui stava tutto il giorno a guardare gli uccelli. Poteva stare anche 3 giorni senza mangiare, dormire né bere. Ma guardare gli uccelli. Finché non gli hanno parlato dell'uccello più strabiliante che madre natura abbia mai creato. E chi c'è? Il comaro striato. Il comaro striato. Ma il comaro striato non è che vivesse dove stava lui, stava solo nelle cime del Kilimanjaro. Quindi ha dovuto prendersi le gambe in spalla, andare verso il Kilimanjaro, si è costruito un trespolo tra i nidi delle scimmie ed è rimasto lì per 3 anni in cerca del comaro striato guardando l'orizzonte. 3 anni in cerca del comaro striato. E dopo lo va a trovare? No, nessuno lo sa, perché l'hanno trovato morto nel trespolo. Però sai cosa mi piace immaginare? Che alla fine Abebe Malalawi ce l'abbia fatta, che sia riuscito a vedere questo comaro striato, che lui si sia proprio prestato ad apparire davanti a lui e che lui sia morto guardando il comaro striato perché era troppo bello da vedere. Ma va a cagare, ma va a cagare. Senti una roba invece. Sì. La mamma ti mi ha detto bene, no? Sì. Va bene, salutami, dai. Sì, te la saluto, però non è che sia di tanto buon umore. Perché? Adesso. Perché? Non l'ha neanche detto? Cosa? Sta col Nanni. Te mega parlato dello zio fin adesso, cosa? Sta col Nanni adesso. Col Nanni? Ma dai, cazzo, col Nanni. Te l'avevo detto che non te mega dito un caso, ma dai, porca puttana, ma proprio col Nanni. Vive da noi, vive da noi. Ma che cazzo di nome zio posto Nanni, ma dimmi. È un diminutivo di nome. No, nome che va bene, sono amorette, cosa. Ma va a cagare, va. È un festeggiativo carino. Senti una roba, va bene, ok. Saiutami tua mamma e dica che appena che posso vengo a casa se mi perdona, va bene? Ok. Ciao Martina.
pronto. Oh, mamma, che piacere sentirti. Ciao, ciao. Tutto bene, sì? No, no, no. No, non è vero che sono 2 mesi e non ci sentiamo. No, no. Saranno 1 mese e 20 giorni. 29. Vabbè, dai, non importa. Beh, sai, è che sono talmente impegnato. Guarda che... sì, 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 anche adesso stavo correndo al lavoro. Sì. Per quello che ho un fiatone, sì, sì, sì. Sì. Come andà? Tutto bene? Tutto bene, ok, perfetto. Sì, sì, sì. No, è che... Insomma, sono pieno di impegni in questo periodo, mamma. Guarda, per dire che adesso hanno chiamato dall'ufficio, insomma, non ho il tempo materiale di far nulla. Ok. Ok, come state? Tu e papà, tutto bene? Ah, ok, benissimo, senti. Sì, sì, sì. Mamma, volevo chiederti... un po' di tempo che te lo volevo chiedere. Perché una di queste sere magari non passo di là, no? Magari stasera anche. Sì. Sì, sì. Ma così, tanto per venire a vedere la mia vecchia stanza, sai? Ah, non potete. Perché? Dovete andare al casino? Al casino andate. E con che soldi, scusa? Come non sono affari, non sono cazzi miei, ma... Beh, ma che modi, però mamma... va bene, dai. Allora, facciamo così. Io vengo lo stesso, ci troviamo, magari mi fermo a cena, eh? Sì, 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 sì. Sì, sì, va tutto bene. Come sai che dormo in macchina? E chi te l'ha detto? Ah, hai parlato con Chiara, vabbè. Sì. Ok. Sì, sì, va bene. Ok. E cosa ti ha detto ancora? No? Non ti ha detto che adesso sta con Nanni? Te l'ha detto? Con Nanni sta, capisci? Con Nanni! Ah sì, lo sai? Lo sai? Ah, te l'ha detto lei, ok. Ah, è un bravo uomo. Ah, è un bravo uomo. Ok, ok. Va bene? Va bene. Senti, mamma, ma vai a cagare anche tu, va a cagare! Passa Roberto Baggio, Roberto Baggio, una finta, due finte, salto nuovo, un altro uomo, no, 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 buongiorno, sono venuto per il colloquio. Sì. Il posto? È ancora vacante, no? Sì. Sì e no. Come sarebbe sì e no? Lei è? Ah, mi scusi, non mi sono neanche presentato. Lasciamo stare, quanti anni ha? 52. 52? La facevo più vecchio. Conosce già il lavoro? Ma sì, certamente. Io, guardi, ho potato sacchi e sacchi di... alberi, foglie, tagliato l'erba. Io so tutto di questa materia, guardi. Tra l'altro mi occupo anche dei fiori, delle gemme. Mi occupo della pianta, di quello che... Guarda, stai... noi assumiamo solo negri. Vabbè! Non creano problemi, parlano poco, lavorano 15 ore sotto il sole tutto il giorno. Beh, guardi... Albanesi, rumeni, Bangla... Beh, guardi, se è per questo io ho origini namibiane, sa? Namibia di sopra. Vieni qua. Non ti avvicini neanche al mulatto. Caffè latte? Ma neanche. Va bene. Vi farà sapere lei, ok? Sì, certo, mi farò sapere. E mi raccomando, allora aspetto una sua telefonata, va bene? Sì, sì, la chiamo io, la chiamo io. Arrivederci. Ah, grazie, grazie. Grazie. Mulatto, caffè latte, ma neanche a cappuccino. Cosa sei venuto a fare qua? Ma niente, colloquio di lavoro. Ti prendono? Ma penso di sì, insomma, mi sapranno dire. Quindi alla fine monolocale, una brava donna. Sì, sì, si tratta ancora di pochi giorni, poi tutto andrà a posto. Senti, ma qual è la notizia che dovevi darmi? Sì,
la mamma si è lasciata col Nanni. Davvero? Sì! Cazzo, che bello! Hanno litigato, è andato via di casa, davvero? È impazzita! Vabbè, allora io potrei far così, no? Io faccio finta di passare di là per caso, mi metto la giacca qui così e gli dico: ehi là, ciao Chiara, senti, posso venire su, magari facciamo due chiacchiere e beviamo bove insieme. È finito? Sì, è finito. Non credo sia una bella idea quella che hai. Perché, scusa? Perché la mamma adesso sta con Manfredi. L'ho visto salire a casa mentre stavo uscendo. Ma con Manfredi, l'altro! Ma magari sono solo amici, io non lo so se sei in una relazione. Senti Martino, non è che poco poco tua mamma sia... Intanto Martino, tu non parli così della mia mamma. Comunque è venuto uno del fisco a casa in cerca di te. Io gli ho spiegato dove dormi, magari ha qualche notizia buona da darti, magari... Norberto, intanto io sono un uomo in difficoltà e tu in questo momento non stai facendo un cazzo per aiutarmi. In secondo luogo, da che mondo è mondo, non si apre mai a uno del fisco, mai. E infine, come mai, con tutti quelli che si scopa tua madre, proprio da me sei venuto? Come mai? Perché ti voglio bene, Martino. Ti vuoi bene? Ti voglio bene. Culo! Che culo! Cazzo, che freddo, cazzo! Tutta colpa di quella puttana di merda che mi ha mandato fuori di casa. Ah, quel Nanni, no? Sì, beh, certo, quel Nanni. Quell'altro coglione, la prende nel culo. Tutte le troie le prenderanno nel culo alla fine, sono sicuro, cazzo! Eh sì, sono in merda io, ma voi la merda ve la vedrete così a montagne, stronze! Vi farò sapere al lavoro, vi farò sapere! Ah, ah, ritorni, pezzi di merda! Sa, lei ha un'età così, un po' grande, prendete di sbarbati, teste di cazzo allora al posto mio! Stronzi! Vi cadrà tutto addosso, pezzi di merda, tutti! Figli di troia! Che mondo di merda, porca troia! Ma guarda, che cazzo ho fatto io? Ma che cazzo ho fatto? Avevo miliardi di fighe, miliardi di fighe, miliardi! E proprio quelle ho trovato io, e proprio quelle! Amore, amore! Vai a cagare, vai a cagare! Stronza! Troie! Merde! Fanculo! Guardavano, un successo assurdo. Sì, come no, però a me non mi arriva un cazzo, né un posto di lavoro, né figa, non ho ricevuto niente. Però Martino, da oggi tutti i tuoi problemi sono finiti. La mamma ha deciso di riprenderti a casa. Davvero? Sì! No, te lo te sa, che felicità, davvero! Posso tornare a casa, ma voglio andare a casa con la mamma! Che bello, hai un tetto finalmente! No Martino, c'è un problema. Dobbiamo dormire in camera assieme. Perché la mamma adesso dorme con Gianfranco, quello del chiosco. Gianfranco, un altro adesso! Gianfranco! Però io e te in camera insieme alla fine, stiamo bene. Martino, torni a casa! Sì, ho capito che torno a casa. E dove dormo? Sul letto a castello! Va bene però, posso dormire su quello di sopra? Dai, puoi dormire su quello sopra, Martino! Martino, torni a casa! Infatti poteva anche andarmi peso. Che bella l'amicizia, che bello.